Loco, signora, spegni fuoco! Loco, no, lo spegni... Maddi, non devi... Maddi, non devi sprecare l'acqua. Loco, allora, a parte che anche tua mamma ti ha ripreso in tutto ciò, e poi guardati, sei una vecchietta. Ma tu sei una vecchietta, vabbè, andiamo. Bellissimo. Andiamo, muoviti! Muoviti, dobbiamo spegnere gli incendi, loco, cosa vuoi che dobbiamo fare? Ti tira testa, ti prendo un'andasciata in testa. Allora, non è un gioco PvP, non è un gioco PvP, loco, non è un gioco PvP. Ora non dobbiamo prenderci a testate, ok. Dobbiamo salvare clienti. Devi salvare più persone, clienti, più persone possibili, non si chiamano clienti, loco. Ragazzi, sono finalmente uscite le challenge, sono una figata, sono delle challenge, sono 32 e si chiamano Chango. Ovviamente sono ogni Chango, quindi ogni sfida è diversa una dall'altra. Ci sono diversi livelli anche di difficoltà. Io comunque non ho resistito e ne ho aperto subito uno e all'interno troviamo, vabbè, il fogliettino con tutte le nostre Chango, tutte le nostre bellissime sfide da collezionare assolutamente. Dietro c'è anche un QR code che ti spiega che c'è praticamente, se scannerizzi il QR code che trovi sul foglietto della sfida, che è questo, ti fa vedere anche il tutorial, che è una figata. Quindi c'è anche il fogliettino della sfida con le diverse difficoltà, qui potete vedere ce ne sono tre. Un bellissimo adesivo che ci fa capire che sfida abbiamo sbloccato. Io ho sbloccato la numero 5 ed è una figata assurda. E ovviamente i nostri pezzettini che compongono la nostra sfida. Ma adesso ve ne faccio vedere tre veloci, perché voglio fare una super rush di queste tre sfide. Ecco qua le tre sfide, ragazzi. Una, due e tre. Adesso ve le faccio vedere tutte. Vabbè, la prima è molto facile. Guarda, mi dice prendi la pallina e butta lì giù tutti. Fail epico. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Mentre questa mi dice di usare lo shuriken. Io sto facendo i livelli facili perché non sono buono a queste cose. Mamma mia, ma quanto sono forte. Mentre l'ultima in realtà è quella più particolare. Mi dice di tenerlo in equilibrio sul dito, ma il mio equilibrio non è molto buono. Quindi ora proviamo un secondo. Ok, allora questa è una figata paurosa, raga. Oh mio Dio, non riesco a tenerla neanche in equilibrio sul dito, perché mi trema tutto, perché sto parlando. Non devo farla cadere assolutamente. Mio Dio, no, ho perso, mannaggia. Ovviamente tutte queste challenge le potete trovare nei negozi che mostrano il prodotto. Quindi ragazzi, ovviamente cercate queste scatoline qui con scritto cia challenge e non perdetevele oltre tutte 32. E chissà chi riuscirà di voi a diventare il Chango Master e collezionarle tutte 32. Mi raccomando, fatemelo vedere anche su Instagram, ragazzi, che poi magari ovviamente ci sfidiamo pure, perché io sono diventato un Chango Master di quinto livello. Allora, là ne vedo uno che grida. Prendi la scala. Ce l'ho io. Ce l'ho io. Allora, loco, vai, mettila. Aspetta, ok, ci sono. Sali, sali. Loco, ce l'ho. Prendi. Spacco la finestra, spacco la finestra. L'ho preso, loco, l'ho preso. L'ho preso. È un po' stordito, ma l'ho preso. Vai, okay, vai, va benissimo. Signore, ho un... Ok, è a posto il tipo. Ho preso una tizia, ho preso entra, una tizia. Ma loco, ma devi spegnere anche l'incendio. C'è una casa che sta andando a fuoco. Ma diamine, vabbè, mio, ho preso una tizia. Guarda, vai, guarda sta tizia. Ehi, l'acqua, mamma. Loco, li puoi buttare nel letto lì di fianco, non ti preoccupare. Non l'avevo visto. Allora, qui sta intanto andando a fuoco tutto. Ma ovviamente l'incendio chi lo spegne? Buddy. Mi sembra giusto, Buddy, loco. Sì, guarda, siamo insieme, non dobbiamo litigare io e te. Siamo no, no, vabbè, fai te. Cioè, nel senso, stai pure lucrando sulla vita delle persone. Sei proprio fuoco, Buddy. Spegnilo, no, non puoi far andare tutto a fuoco. Lo sto spegnendo. Mio Dio, loco, te l'ho mai detto che sei caliente come questo incendio? Cosa? Io non ti posso prendere. Sta cadendo le trafi. Io non ti posso prendere seriamente. Devo pure togliere le cuffie, perché sennò, cioè, qui è un po' tumato. Allora, dobbiamo spegnere la luce, perché sennò l'acqua con la corrente è un casino. Qua c'è un tipo. Loco, ho trovato un tipo. Prendilo, prendilo, prendilo. Loco, ho trovato un tipo. Mamma mia, ci penso io al tipo. Oh mio Dio. Ti porto io in salvo. Che c'è un problema. Dimmi. Ho allagato casa. Vabbè, ma allagare casa non è un problema. Il problema è se muoiono questi qua dentro l'incendio, loco, ok? Ne ho trovato uno, l'ho preso. Io sfondo la porta, però. Ok, ne ho lanciato un altro. Corri, loco, non c'è tempo! Sono qua, aspetta, sfondagli la casa! Oh mio Dio, fammi distruggere tutto a me, fammi distruggere a me! Loco, non c'è tempo, sta andando tutto sei, in fiamme. Sì, ma non far cadere le trafi. Usa il telefono per trovare le persone. Non lo so dove sono le persone. Buddy, hai bloccato, hai bloccato tutto. Che cosa ho bloccato? Dove? Oh, ciao. Ah! Io ti odio. Ok, a posto. No, io odio te, ok? Ah, io perché odio te. Che tu mi rifiuti. Perché non bussi? Allora, porta! Per vedere se c'è della gente, loco, diamine a te. Ma dove, 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 dove? Faccio cercare il dito nella corrente, te lo giuro, Devi dire dove, Buddy. Cosa mi tocca? Non lo so, sono dietro nascosto, c'è scritto fragile. Ma non c'è nessuno. Qua ci sono cose. Non so cosa sto facendo, sto spaccando. Signori, c'è qualcuno? Buongiorno.
Permesso? Questo qua magari tipo... Tizio! Loco, rubalo! Loco, possiamo cosa? Rubare gli oggetti! Prendi tutto, prendi siamo... tutto, ruba anche i soldi, ruba anche i soldi! Siamo... come che si dice? Diamo la vita alle persone! Sì, insieme gli rubiamo anche dei soldi! Cioè, nel senso, salviamo la vita alla pressione! Alto là al sudore! Sì. Senti, Loco, allora, per favore, abbi un attimo di pietà, guarda qua quanta roba bella! Guarda che sto rubando un lavandino! Fermi tutto, vai, ruba tutto, Loco! Loco! Tanto da vigili del fuoco a ladri non è un problema, vai tranquillo, siamo sempre persone che rispettano la legge. E se loro non trovano più nulla, cioè, è colpa del fuoco l'incendio. No, ma guarda, cioè, sì, ma è palesemente l'incendio che ha buttato via tutte le cose. Beh, per forza, si può rubare, ovviamente. Si può rubare tipo una sedia, questa sedia vale 21 centesimi, 21 euro. Questo però, barile di benzina vale di più. Loco, ruba tutto quello che puoi, io ti aspetto anche fuori. Com'è che si ruba? Com'è che si ruba? Quella è, lo prendi e c'è scritto quanto vale. Ma dici che questa cosa può essere interessante secondo te? Ma che cosa? Dove sei? Cos'è? Aspetta, ti ho visto scappare, cos'hai in mano? Portalo via, fai finta di niente, bello questo comodino. Loco, dobbiamo trovare anche i soldi nascosti, c'è scritto. I soldi nascosti? Dove sono i soldi nascosti? Vade. Stava bruciando la casa, no, tu non ti preoccupare. Spegni l'incendio intanto. Tu spegni l'incendio, ok? Quanti soldi okay. Penso, buddy? Perfetto. Ma sei un ladrissimo. Ma no, devono starci sulla macchina, devo pure impilarli bene. Ma guarda te, ma ti sembra il caso? Buddy, il piano di sopra sta andando a fuoco tutto. E perché non lo spegni il piano di sopra? Mamma mia, non so come rifarci. Tutto io devo... Ma Loco, abbiamo le scale, piazzi la scala e vai sul tetto. Non l'ho piazzata bene, ma andiamo sul tetto. Ma perché io gioco con te? Ma non sei capace a far nulla. Guarda, non è vero, guarda, sono entrato al piano di sopra. Pensa a te, ciao, guarda. Ah, io sono entrato da qua. Loco, c'è questa porta. Spegni la corrente. No, aspetta, ho l'idea. Questa forte. Aspetta, no, lasciala accesa la corrente. Aspetta, 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 fai così. Cosa? Fai così, prendi due computer che ci sono lì intanto, guarda. Io penso... Ma ne posso prendere uno alla volta. Ok, tranquillo. Beh, li possiamo buttare dalla finestra, non ti preoccupare. La cosa migliore da fare. Mi sa che ho rotto il computer. Dopo posso pure guidare. Ah no, ci pensa da sola. Ok, vabbè, io direi che l'incendio abbiamo spento, no? Quindi possiamo anche andarcene. Ma no, dai, io... Cioè, in realtà a me non sembra che sia anche un po' acceso. No, vabbè, un pochettino. No, è tutto, Loco, è tutto a posto. Sì, esatto, tutto a posto. Loco, tutto è bene. Questo finisce bene. Io ti aspetto, Vai tranquillo, sto arrivando. Ma io speravo che ti stessi portando qualcosa di più bello rispetto a un tavolino, sai? Mi serve un tavolino qui in casa, ok? Vabbè, mi serve il tavolino, dai, muoviti. Aspetta, ho buttato fuori questo un attimo che devo rimetto su. Allora, il tuo tavolino, ci faccio questo, ok? No, il mio tavolino così. Il tuo tavolino, guarda che fine fa. Ok, è andato dai vicini il tavolino. Andiamocene. Prima che esploda tutto, vai via. Vai, Loco, ci hanno chiamato di nuovo per un'altra bellissima emergenza, perché noi siamo super forti, siamo dei pompieri fantastici e noi rimorchiamo. Aspetta, anche Aspetta, ma stavo comprando il berretto, perché notte? Smetti di comprare, perché la notte è una cosa bella e questa casa sta andando a fuoco tutti. Anche se non sembra. Tagliamo tutti. Permesso. Ma tipo siamo... Dimmi. Siamo occhio di gatto. No, Loco, ho fatto un casino. Devi spegnere la corrente. Spegni, moriamo morti. Ho spento. Tranquillo. Mamma mia, meno male. Tempo a fare casini. Se non ci fossi io, tu saresti già morto. Sì, no, infatti. Tranquillo. Ci vediamo dopo, Loco. Io vado un attimo. Cosa hai preso, Buddy? Niente, nessun tipo di soldo. Sta andando a fuoco tutto. Aiutami. Vieni ad aiutarmi. C'è tempo. Vai, Buddy, tranquillo. C'è tempo, tranquillo. Ma come fa a bruciare una vasca da questa paperella viene via con me. Spegnili un attimo, devo portare via una paperella. Quanto vale quel televisore? A parte che mi hai tolto della vita. Portalo via. Dove sono i soldi? Scusami, non trovo più i soldi. Non dico. No, Loco, prendi sto. Ecco, adesso vale 76 perché l'hai fatto cadere. Devi salire. No, non è rotta mia. Sono un attimo bloccato. Aiuto. Ho posto forno microonde. Prendilo, via. Scusa, Loco, siamo dei ladri o dei pompieri? Non ho ancora capito io questa cosa, sinceramente. Entrambi, levati, ma devi levarti. Dalla finestra ci può passare, aspetta. Se io faccio... Ok, Loco, con il mouse si muove. Ok, sono uscito dalla finestra, Loco, ce l'ho. Aspetta, ho di sotto la poltrona. Devo portarmelo via. Deve essere mio. Loco, abbiamo sempre sognato un televisore nella nostra vita, no? Non l'ho mai avuto io. Ok, perfetto. Ora abbiamo un televisore. Non posso prendere il frigorifero? Lo so, peccato, perché è un po' grossino da portare fuori. Ma a proposito, scusami, le persone dove sono? Sarà di sopra. Andiamo a vedere. Ci sono 5 persone e non c'è nessuno. Cioè, buddy. Dimmi. Tu mi spieghi come cavolo ci fitta una persona lì?
Ma tu sprechi le scale per una persona del genere. E poi le riprendo, diamine. Ma guarda questa quanto è rintro... Puoi essere così rintronata da... Ti do una mano. Loco, prendi... No, prendi anche l'altro. Guarda che non costringermi a lanciare... Ma scusa, aspetta un attimo. Dov'è l'altro? No, voglio vedere una cosa. Se io dovessi fare così... No. Spegni con la tipa, loco! Ok, evviva. Spaccami questo. Ah no, la finestra è a posto. Ok, devo buttarla fuori. Oh, c'è un'altra persona qua. Sono caduto con lei, ma lei è caduta per terra. È un po' svenuta, non... Boom, man. Vaddi. Va tutto... Cosa? Vaddi. Dimmi, è morto? È morto. Non... Portiamo il suo cadavere alla famiglia. Non ti preoccupa... Non è morto, in realtà. È salvato. Era morto prima. Guarda il telefono, che c'è gente in pericolo. Allora, una la vedo qui. Ok. Una è carbonizzata. Una la vedo qua. Una l'ho vista. Ok, è qua che sta gridando insieme ai soldi. Pensa a te. Ma guarda sto scemo. Allora, Vaddi, devi scegliere. O prendi lei o prendi i soldi. No, ho preso la persona e dopo vado, torno indietro e prendo i soldi. Ne manca uno solo. Se usi il telefono dovresti vedere. Ah no, ci sei tu. Se usi il telefono dovresti vedere. Ma sono tutti e cinque. Persona, là. Persona. Tu vai dalla persona, io l'ho vista. Ah, ma ho capito, sulla casa sull'albero. Vai, lascialo sulla casetta. Come sulla casa sull'albero? Sulla casa sull'albero, seguimi. Ma lascialo là, la casetta sull'albero. Ma no, devo salvarlo. Loco, cose più importanti da fare in questo momento. E si chiama soldi. Vabbè, appunto, è una finta, è una bugia. Ah, ok, ho capito, allora è tutto chiaro. Perché sulla casa sull'albero tengono i soldi, ovviamente. Tu prendili. Allora, nel caso tu dovessi trovare dei soldi, prendili, ovvio, cioè, subito. Li prendo per salvarli, solo per salvarli. Giusto, anch'io farei così. Allora, intanto sto spegnendo ancora la casa perché ha ripreso fuoco, perché qualcuno non l'ha spenta bene, sto vero? Sto spegnendo io. Prendiamo insieme, allora. Loco! Sei dannatamente sexy quando spegniamo fuoco, te l'ho mai detto. No, non... A te chi? Devi spegnere il fuoco. Sto finendo l'acqua io. E come stai finendo? Ma non la puoi finire l'acqua. Sta andando a fuoco il cesso, Lanca. Ferma il cesso in fiamme. Rubalo. No, ruba niente, ruba. Qui c'è il cesso che sta andando a fuoco. Come faccio a rubare il cesso adesso? Non posso prenderlo, sarebbe troppo bollente. L'ho salvato, vado, l'ho salvato. Loco, non vale niente. Questo cesso, però, è indistruttibile. È tipo un water indistruttibile. Adi, è un problema. Cosa c'è? Vieni. È morto di nuovo. Dimmi ma che vieni è morto qua. Di nuovo. Non posso più. Ah! Ho fatto male. E il tipo? L'ho salvato. Ah, sì, okay, sì. È importante che tu l'abbia salvato. Sì, abbiamo rubato tutto, loco. O vogliamo rubare qualcos'altro? No, qualcos'altro, sicuramente ci sarà. Vedere. Allora, salva tutti e cinque i tipi. Va bene. Cosa? Patti! Cosa hai trovato? Ata! Dove sei? Aspetta, che sto cercando di rubare una lavatrice. Ho trovato un portatile. Come un portatile? Portatile. Ah, io ho ricaricato la pompa dell'acqua. Dove sei? Fammi vedere. Ho portato il portatile già alla macchina. Dobbiamo rubare altro. Comunque guarda che te da ladro a pompiere non è che ci vuoi. Basta pane. Insegnavano l'addestramento. Sì. Sì, l'addestramento da pompiere, infatti, si sa che ti insegna di rubare tutto quello che si può rubare una volta che si fa. Il tuo cliente ha notato che hai preso cose. Ciao! Adi, ci hanno scoperto. Ho un tavolo in mano. Loco, un tavolo in mano, sto scappando. Aspettami. Sto arrivando. Loco, corri, non ha visto nulla lui, Non ha visto assolutamente nulla. Allora, dobbiamo. Loco, ti sto aspettando. Loco, dove sei? Loco, muoviti. Aspetta, sto salvando la cosa più importante. Che cos'è che stai prendendo? Bravo, andiamo, vieni. Mi piace il tuo modo. Andiamo. Ci abbiamo fatto. Non ci sono accorti. Vi abbiamo salvato la vita. Cosa volete? Toh, state zitti. No, poi, come 4 stelle su 5. Loco, siamo dei pompieri. Veramente. Comunque, bravi. Ogni casa in fiamme 500 euro sicuramente. Ma sì, quello ogni casa in fiamme 500 euro ci sta. Io vorrei salutarti, loco, perché sei stato un pompiere veramente bravo. Sei una vecchia. Come ti permetti? Comunque, un pompiere veramente bravo. Io ti direi che ci vediamo anche in live, perché mi sa che questo gioco lo vorrei fare in live. È bellissimo, con te. Sì, voglio farlo anch'io. Voglio lavare la faccia. Aspetta che sto prendendo. Oh, Buddy! Dimmi cosa hai comprato, vediamo. Buddy, guardami quanto sono bello.